Un caro saluto a tutti e a tutte. Oggi è un giorno di festa, è il Ferragosto, ma celebriamo in modo particolare la Santa Madre del Signore, Maria Assunta in Cielo. Di te si dicono cose stupende. Noi oggi ci soffermiamo su questo mistero meraviglioso che riguarda Maria. Di te si dicono cose stupende, lei è l'Immacolata Concezione, la Santa Madre del Signore, colei che verginalmente ha concepito Gesù nel suo seno immacolato e colei che verginalmente anche lo ha partorito. E dice Pio XII nella Munificentissimus Deus, che è la Costituzione con la quale la proclamava assunta in cielo, lei della quale si dicono così tante cose meravigliose, lei non poteva non ricevere da parte del suo figlio Gesù quella gloria della resurrezione in anima e corpo come l'ha avuto. In che modo? E questo è il mistero. Non sappiamo in che modo questo corpo si trasfigurerà, però sappiamo che oggi è la festa della speranza, è la celebrazione della speranza, alla quale siamo chiamati tutti, anche noi per fede. Riflessione sul tema dell'assunzione di Maria cioè che è nell'escaton, nel futuro di Dio, come lo saremo tutti noi. Ecco, io sono stato tante volte nei santuari mariani più noti, per esempio sono stato 8 volte a Lourdes, diverse volte accompagnando gli ammalati, e col treno bianco dell'Unitalsi. Sono stato 2 volte a Fatima e sono stato a Medjugorje 2 volte. Non sono stato a Guadalupe perché è un po' lontanuccio, ma sono stato e sono spesso nella cappella della Madonna di Guadalupe che c'è a Marineo. E ho riflettuto parecchio su questo, partecipando a queste celebrazioni, in questi santuari dove sono successe delle guarigioni miracolose, miracolose. Io ho conosciuto personalmente alcuni ammalati guariti che hanno dato la loro testimonianza della loro prodigiosa guarigione di fronte alla quale la scienza si ammutolisce. E in questi luoghi dove è apparsa la Madonna, e luoghi meravigliosi di cielo, di paradiso, uno che cosa nota? Nota questo, che se è vero come è vero che la Madonna è apparsa a Lourdes, è apparsa a Fatima, è apparsa a Guadalupe, è apparsa a Medjugorje e in tanti altri posti, si parla di centinaia di apparizioni della Madonna, se è vero che la Madonna appare, vuol dire che la Madonna è in cielo con Gesù. Quindi è vero, noi non conosciamo il modo in cui saremo, il modo in cui lei è, ma una cosa è certa, che dove c'è Gesù c'è Maria. Lo stesso Papa Pio XII nella Munificentissimus Deus alla fine dice proprio questo, che lei è inseparabile Maria, la madre dal figlio e il figlio dalla madre. Iniziamo a leggere e commentiamo brevemente il Vangelo della Messa dell'Assunzione. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Vogliamo sottolineare questa beatitudine, che è la prima beatitudine del Vangelo, la beatitudine della fede. Beata colei che ha creduto. Adesso abbiamo la preghiera di ringraziamento di Maria. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché
ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Abbiamo qui da sottolineare questo grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e poi l'umiltà di Maria. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Ed allora concludiamo. Oggi è una giornata molto bella. Uno, perché celebrare la mamma di Gesù significa celebrare anche la nostra mamma celeste, Maria. E noi la salutiamo con quei meravigliosi inni che con cui la Chiesa la saluta. Ave Regina del cielo, Ave Regina degli angeli. E le chiediamo proprio di pregare per noi, di pregare per noi. E quindi oggi, festa dell'Assunzione al cielo di Maria, noi le chiediamo di pregare per noi, per le nostre famiglie, per la nostra amata nazione italiana, per il mondo intero così afflitto dal grave morbo del coronavirus, nella speranza di potercene uscire il più presto possibile. Lei che è madre buona certamente ci aiuterà con la sua preghiera. Grazie per avermi ascoltato e buona festa dell'Assunzione e di Ferragosto a tutti. Che sia una giornata di gioia, che sia una giornata di amore, di amicizia, di allegria, che sia una giornata di serenità e di pace per tutti. Buona festa dell'Assunzione e di Ferragosto.